Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, in diretta dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Ma questa storia che tutti pensavano di... Non pensavo che potessi prendere tanti voti e invece sei stato il più votato in assoluto, chiaramente nel tuo partito, nel partito di De Luca. Ma non me l'aspettavo nemmeno io di prendere tutti questi voti. Ma siamo in onda. Allora buongiorno, bentrovati, questa nuova puntata della Tana del Lupo. È un programmino che ha qualche giorno, se l'abbiamo tirato fuori qualche annetto fa, tu ricorderai sicuramente Era il 2009. 2009, quindi stiamo parlando di forse 20 anni, quasi, scusami. 13 anni fa. Io purtroppo devo sapere che sono discalculeo, ammetto in modo pubblico, quando si tratta di numeri non ci capisco più niente. Sono sicuro del fatto che sei da tantissimi anni, entri nelle case dei siciliani e lo fai anche bene, perché poi conosco anche bene un po' il sistema delle televisioni locali, ci ho lavorato per tanti anni, lo sai, e quindi poi sei una perla di qualità. Grazie. Perché devo dire che poi sai, a volte la località, purtroppo per ovvie ragioni, perché magari gli imprenditori sono vessati anche da difficoltà economiche che non sono appunto di secondo livello, difficilmente investono sulla tecnologia. Sotto questo punto di vista ricordo che quando girai il mio documentario Ex Post, chiedevo una mano a te per affittare anche materiale, quindi diciamo che sei questo punto di vista una bella risorsa per Palermo. Grazie, ma presentiamolo subito, anche se non ha bisogno di presentazione. Ismaele Lavardera, Iena, perché non sei, è inutile dire ex, sei Iena perché rimarrai a Iena come si rimane onorevole tutta la vita. Quindi tu avrai due appellativi di cui godere, in ogni caso, che è quello di essere stata una Iena del grande programma televisivo di Mediaset, ma anche adesso un neo deputato, quindi onorevole. Onorevole a 29 anni, 18, non è cosa da tutti. E tra l'altro bisogna dare atto a Ismaele, che ha fatto anche delle scelte importanti nella sua vita, scegliere se continuare a essere un personaggio noto della televisione nazionale, perché è diventato certamente un giornalista importante del nostro paese, ma in quella circostanza lì decidere di fare tutt'altra cosa anche per dedicarsi alla Sicilia, perché almeno questo era anche uno dei tuoi slogan mentre giravi la Sicilia in queste ultime regionali, puntare tutto sulla politica siciliana per aiutare il proprio paese, è una scelta anche importante, coraggiosa, che ti consentirà sicuramente di avere qualche risultato importante in ambito politico, però hai, come dire, tralasciato un qualcosa che già era consolidato, che era appunto l'attività giornalistica in una testata nazionale. Sì, diciamo che solitamente chi fa il mestiere della televisione lo fa a un certo punto della propria carriera, magari nel culmine, quando ha un'età anche avanzata, dice: sai, ho fatto un po' tutto, mi butto in politica, no? È un quasi, diciamo, la fase terminale, esatto, della carriera. Io ho fatto questa scelta, diciamo, sarei dire quasi folle, proprio in un momento in cui comunque fortunatamente stava andando bene. Mi amo definire ex Iena per il semplice fatto che è stata una fase della mia vita molto bella, importante, con grandi soddisfazioni. Sicuramente quando ho deciso di andar via, quindi di dimettermi per ovvie ragioni, si è chiusa quella fase che ricordo con grande affetto e se ne è aperta un'altra, e se ne è aperta nel momento in cui comunque spesso e volentieri una si butta in politica perché va male dall'altra parte. Devo dire invece che nella mia vita in quella fase lì stava andando molto bene, ero stato uno dei pochi inviati che si era occupato di cose complicate anche importanti, sono stato in Ucraina nelle fasi finali dei miei servizi, i miei ultimi servizi sono stati lì, grandi soddisfazioni, insomma sicuramente sono grato a quella fase della mia vita. Adesso invece bisogna rimboccarsi le maniche e dare seguito a questo successo, consenso inaspettato, onestamente, Francesco, perché poi sai, chi fa televisione non è detto che in automatico, perché è noto in qualche, certo, maniera poi questo si trasformi in consenso elettorale, sono due cose diverse. Anche per la sfiducia che c'è in questo momento da parte di tutti i cittadini verso questa politica, la politica. Sì, sì, sì. E anche lì volevo entrare un po' nel merito della situazione, perché hai scelto o sei stato scelto, perché questa cosa ce la dovrei in qualche modo spiegare, De Luca, sindaco di Sicilia. Esatto, diciamo che chi mi segue da un po' di anni sa che io ho avuto sempre la passione per la politica, non l'ho mai nascosto, sono
stato anche candidato sindaco di Palermo 5 anni fa, quella candidatura un po' controversa che tutti quanti voi ricorderete, e ho avuto sempre il pallino della politica. A 18 anni mi sono candidato in consiglio comunale a Villabate, anche con un buon risultato. Insomma, ho sempre visto l'impegno civile e civico importante. Poi a un certo punto, diciamo, della mia vita, della mia carriera televisiva, si stavano quasi celebrando le elezioni amministrative di Palermo e sono tornati a bussare alla mia porta per richiedermi di candidarmi a sindaco di Palermo. Io in quella fase ho fatto spallucce, non me la sono sentita di ritornare a ricandidarmi a sindaco, però quella cosa mi ha fatto riemergere quella passione che in qualche maniera cercavo di tenere ovviamente un po' da parte, perché sapete, se tu fai il giornalista lo fai soprattutto d'inchiesta e lo fai andando proprio a raccontare le malefatte della politica, è complicato, diciamo, fare convivere queste due cose, sono due cose che stanno agli antipodi. Sai che se te ne occupi inevitabilmente non puoi fare il resto, che poi è il tuo lavoro, perché capisci bene che una cosa è che tu fai lavori in banca, ti metti in aspettativa, dici sai che c'è, me ne vado a fare la politica e non è un problema, è una questione anche concreta. E devo dire che nel panorama siciliano Cateno De Luca rappresentava un buon amministratore, che aveva ben amministrato a Messina, ben amministrato a Santa Teresa di Riva, ben amministrato a Fiume Tinisi, e poi quando c'era da denunciare le cose che non funzionavano nel sistema politico di cui lui comunque ha fatto sempre parte, quando si parla di Cateno De Luca si ricorda di queste cose. Di Cateno De Luca in mutande all'asse. Ecco, questa cosa qua io poi ho approfondito, perché sapete, poi a volte la pigrizia di andare a capire che cosa c'è dietro ogni gesto che ogni persona fa. In quel caso lì fece una protesta eclatante sulla svendita degli immobili da parte della regione siciliana. L'unico modo per farsi ascoltare fu quella protesta abbastanza importante, e lo dico anche da giornalista. Guarda, una delle cose che più mi è dispiaciuta di questa campagna elettorale è che comunque la nostra campagna elettorale è fresca, nuova, comunque la campagna elettorale è diversa, on the road, in giro per la Sicilia, siamo stati gli unici ad andare in giro per la nostra terra, ha avuto poca copertura mediatica, e a volte tu, per avere un po' di attenzione, devi fare a volte gesti anche eclatanti che in qualche maniera ti permettono di poter avere attenzione mediatica. Ora, per carità, dico, adesso siamo il primo partito in Sicilia, perché questo è un dato di fatto. Mentre prima c'era il dubbio, ma che cosa devono fare questi, dove devono andare, oggi invece questo eventuale dubbio si è concretizzato in risultato elettorale. Tu lo dicevi poco prima, il linguaggio utilizzato anche in campagna elettorale, tu sei tra l'altro un bravissimo comunicatore, quindi è inutile che ci nascondiamo su certe storie, sei un bravo comunicatore, ma De Luca non scherza nemmeno, è un grande comunicatore, forse insegna anche a chi fa comunicazione, lo fa anche in una certa modalità, non vi siete risparmiati sul linguaggio, e forse anche quello è un po' quello che vuole sentirsi dire oggi il nostro popolo, i nostri cittadini, perché c'è un incazzo pazzesco nei confronti della politica tutta, specie in questo momento che stiamo vivendo tutte le crisi possibili e immaginabili, da quella sanitaria dove tu hai anche fatto qualche servizio, da quella economica, adesso arriva anche il caro bollette, e noi ci chiediamo adesso cosa si farà in Sicilia. È vero che si aspetta, e lo discutevo anche con qualche tuo collega di altri partiti in queste trasmissioni, si aspetta un passaggio importante, perché il rischio è che l'Italia va in default, ma totalmente, se non si dà spazio alle imprese, e tu sai bene che significa imprese dal punto di vista delle tasse, dal punto di vista appunto di questo caro bollette, e non per ultimo il fatto che noi scontiamo 2 anni di chiusura per la pandemia. Cosa si fa in questi casi? Cosa sta proponendo? Cosa vi preparate a fare come partito? Che chiaramente sarete all'opposizione, ma deve essere un'opposizione costruttiva, non certo di vendicazione o di rivendicazione di qualche cosa che vi è stata rubata. Sicuramente non possiamo non parlare di politica regionale se non guardiamo in questo momento quello che sta succedendo a Roma. Lo spettacolo purtroppo della politica in queste ore è un po' veramente indecoroso. Al centro del dibattito, appunto, non ci sono quelle aziende che veramente rischiano il tracollo, perché questo caro bollette e caro energia li sta mettendo veramente in ginocchio in una condizione in cui loro già lo erano, perché il periodo pandemico ha fatto emergere purtroppo tutte già le criticità che c'erano nel mondo, diciamo, anche imprenditoriale. E a Roma si parla del ruolo di dare alla Ronzulli, cioè è questo, diciamo, il livello plastico della politica. E poi è evidente che quando la gente guarda questo spettacolo indecoroso non va a votare, perché dice ma tanto alla fine poi parlano e Berlusconi prende il centro dell'immaginario del dibattito politico, allora a un certo punto io mi ritiro indietro. Quindi questo è un po', diciamo, il quadro, e questo ce lo sconteremo anche dal punto di vista regionale, perché quello che sta succedendo
succedendo a Roma, io mi auguro che non accada in Sicilia, perché adesso partirà la partita importante dei ruoli chiave del governo, dalla presidenza dell'assemblea regionale alla distribuzione degli assessorati, ovviamente cose a cui noi non parteciperemo e non vogliamo partecipare, anche dal punto di vista della distribuzione dei ruoli in commissione. Quindi cioè, noi abbiamo una linea precisa, noi siamo all'opposizione, faremo un'opposizione senza nessun tipo di sconto, faremo un'opposizione anche propositiva, perché l'idea di Gaetano De Luca è anche quella di creare un governo di liberazione, così lo abbiamo chiamato, una vera e propria giunta con degli assessori designati che si occuperanno di formare da contraltare alla giunta ufficiale, si riunirà una volta a settimana, faremo le nostre assolutamente sì. Noi abbiamo, presenteremo i primi di novembre la giunta di Gaetano De Luca, che si riunirà una volta a settimana, che proporrà quindi ai propri parlamentari darà delle proposte che noi porteremo in aula. Quindi faremo capire che il voto di Gaetano De Luca non è stato solo un voto, come qualcuno l'ha chiamato, di protesta, ma faremo anche le nostre proposte. Noi facciamo della buona amministrazione il motivo della nostra competenza, la buona amministrazione. Noi siamo lì a questo risultato straordinario di oltre 500.000 voti perché abbiamo dimostrato competenza amministrativa, e quindi questa competenza amministrativa la porteremo all'interno dell'aula. È questo quello che faremo. Guarda che onestamente tutti i deputati eletti alla prima quasi esperienza, perché di fatto, se non erro, noi siamo tutti quanti alla prima esperienza, onestamente, molto umilmente, ci stiamo ponendo rispetto a questo ruolo con grande senso di responsabilità, studiando, imparando, dovendo capire che cosa abbiamo. Per dire, la prima cosa che ho fatto onestamente è stampare il regolamento d'aula e studiarlo da tempo, perché questo è il tema. Cioè, io credo che ognuno di noi venivo da altre esperienze, è chiaro che per affacciarmi alla cosa pubblica o la faccio in una certa maniera o altrimenti insomma non la faccio, cioè, non si può improvvisare, questa non si può improvvisare, non si deve improvvisare. Io insomma è questa l'impostazione che noi stiamo dando, facendo anche dei corsi di formazione al nostro interno, confrontandoci anche con comunque Gaetano De Luca, che ha diverse esperienze dal punto di vista parlamentare, soprattutto al bilancio. Quindi stiamo facendo il nostro percorso formativo, perché la politica deve formare. Noi creiamo classe dirigente, ecco, Gaetano De Luca ha questa forza di creare anche classe dirigente, sindaci dove lui ha amministrato, ha sempre lasciato un successore che ha fatto risultati migliori a volte anche di lui. Questo, su questa cosa è importante, cioè la politica deve anche vedere dai prossimi 10 anni. Il nostro movimento Sud Chiama Nord ha questo obiettivo: creare classe dirigente, formare giovani e dare la possibilità che chi vuole spendersi, perché ricordiamolo, fare politica dovrebbe essere uno spendersi per la cosa pubblica. Qualcuno a volte però la vive come, vabbè, vuoi andarti a prendere certi privilegi che in qualche maniera competono alla politica. Certo, finora è stato questo, però se tu poi amministri e fai bene, ecco, capovolgi questa dicotomia che comunque è stata sempre, diciamo, in qualche modo utilizzata. Questa sottocultura, chiamiamola pure. Sì, anche sottocultura, sì. Ma invece dal punto di vista del governo siciliano, come vedi, non sta partendo, perché ci sono una serie di anomalie che fanno sì che oggi i capi di gabinetto si sostituiscono agli assessori per fare l'ordinario, ma noi abbiamo invece bisogno di fare tanto straordinario per poter far uscire la Sicilia dall'incubo che sta vivendo di crisi, no? È una norma un po' scellerata, perché ricordiamo che il governo deve giurare davanti al Parlamento, ma fin quando il Parlamento non si insedia per una serie di problemi che sono stati riscontrati sulle diverse sezioni, si crea questo vuoto. In politica i vuoti non esistono, nel senso che in questo momento affidare il ruolo di assessori, diciamo, transitori ai capi di gabinetto è anche un voto normativo, cioè questo non è consentito. Cioè, in questo momento il paradosso è che comunque la giunta di Musumeci, fino a elezione, diciamo, fino al prossimo governo, tecnicamente è in carica. Quindi com'è possibile, davanti a emergenze così importanti, non riuscire intanto a chiedere a Schifani? Comunque comunica pubblicamente quali sono i tuoi assessori, così che alla prima data utile comunque la tua giunta sarà completa. Io mi auguro che al primo giorno di insediamento non ci saranno le solite situazioni ancora, bisogna capire a chi dare l'assessorato alla sanità, se alla presidenza dell'Ars, tutte queste cose che oggettivamente stancano i siciliani, perché lo hanno votato, ha avuto la maggioranza, ha avuto ampi voti, perfetto, adesso fate concretamente, perché la Sicilia non può più perdere tempo, non può più aspettare. Ma se tu fossi oggi al governo, nel senso governo che amministra, quale sarebbe la prima operazione da fare immediata che possa dare, come dire, anche un risultato di fiducia ai nostri cittadini?
vero che lo farete sicuramente come governo ombra, proprio per dare. Ma il problema è quello: noi abbiamo, da che cosa iniziare? Noi abbiamo un programma che sono stati i nostri 10 comandamenti, così come li ha chiamati Gaetano De Luca. Ma il primo comandamento qual è? Tanto per ricordarlo. Esatti e precisi. E poi a un certo punto, però, dico, se noi cominciamo a dare delle ricette, ci perdiamo l'opportunità di poter rappresentarli attraverso il governo ombra. Perché poi sarà questo il tema: cioè, noi avremo la possibilità di confrontarci con quindi il governo. Bilancerete il vostro governo con quello. Non bilanceremo, perché poi succederà proprio questo: che si vedrà la capacità amministrativa di uno e dell'altro. Cioè la giunta, non vorrei fare parte della giunta Schifani, perché avrà da un lato il fiato sul collo, comunque anche della nostra giunta che giudicherà gli atti che farà questa giunta, ma soprattutto farà la controproposta. Quindi, come dire, questo alza il livello. Se ci permettete, cosa produce dal punto di vista dei cittadini? Alza il livello delle proposte. Perché se tu hai comunque una controgiunta che ti fa da contro. C'hai 8 deputati col fucile addosso che sta pronti a sparare. Sì, assolutamente, siamo 12, 13 se non ricordo male, e quindi questo tecnicamente permette di alzare il livello. Sicuramente, andando alle cose concrete, bisogna in qualche modo ridiscrivere la macchina burocratica amministrativa regionale. Come ha fatto Gaetano De Luca, la prima cosa che ha fatto Gaetano De Luca è licenziare tecnicamente, così è andata, dei dirigenti al comune di Messina, ridimensionando i dirigenti del comune, perché poi il problema è quello, la politica deve anche avere la responsabilità, non può demandare sempre alla burocrazia. Se tu non ti assumi l'impegno di realizzare le cose, a volte si dice vabbè, ma sono i dirigenti che non ci hanno permesso. Non è così, perché la politica è a capo della macchina amministrativa, e questo deve essere. Basti pensare alle cose, lo so, però se noi chiamiamo essere stati eletti dei siciliani, dobbiamo avere il coraggio di fare le cose che nessuno ha fatto finora, altrimenti qual è la differenza? Il tema fondamentale, la salute, la sanità, ci sono dei presidi ospedalieri che fanno veramente ridere, ci sono dei problemi oggettivi, basti pensare sulle Madonie, ci sono dei paesi dove addirittura non c'hanno manco il medico di guardia, cioè parliamo di temi che riguardano tutti, che poi il diritto alla salute e alla sanità è costituzionalmente garantito, ma in certi paesi dell'entroterra questo non accade. Basti pensare alle infrastrutture, ci sono paesi, Sclafani Bagni, uno per dire, che non hanno le strade perché crollate, nonostante diverse segnalazioni, eccetera, i cittadini non possono andare in ospedale perché l'ospedale magari più vicino dovevi prendere quella strada, quindi di fare un giro più largo, è veramente lì rischi la vita. Basti pensare che questi temi sono temi fondamentali, le province. Ora è stata bacchettata la regione per questo continuo, diciamo, rimando delle province. Cosa facciamo con le province? O vuoi non vuoi, Schifani pare che le voglia rimettere in piedi, sì. È una cosa positiva, perché tecnicamente, cioè in questo momento non c'è, come dire, un intermezzo tra i cittadini, non c'è l'organo intermedio politico né di controllo. Quindi questi, certo, qua delle strade provinciali sono abbandonate a se stessi. Ma questo è stato, mi pare, un presidente a cui tu eri molto legato, che era Crocetta, no? No, io non sono mai stato legato a nessun presidente. No, tecnicamente no, non sono mai stato legato, non mi sono mai esposto politicamente dal punto di vista regionale fino ad oggi, non ho mai, diciamo, guardato tutti i politici, ho fatto il mio lavoro da giornalista, e quindi insomma tecnicamente il tema è questo. Però ti faceva simpatia Crocetta, mi pare, no? Ma guarda, no, più che farmi simpatia, diciamo, io tecnicamente l'unico ruolo che ho avuto operativo dal punto di vista, insomma, diciamo, politecnico, perché poi sono stato un tecnico in commissione antimafia con Nello Musumeci, ho lavorato come consulente sul voto di scambio politico mafioso per una serie di esperienze che avevo fatto, quindi non ho mai avuto simpatie particolari, cioè non lo potevo fare perché ho fatto giornalismo d'inchiesta, quindi diciamo tecnicamente non ho mai avuto simpatie. La simpatia unica, diciamo, che ho avuto rispetto al fatto che in questo momento, diciamo, sicuramente tutti i presidenti che ci sono stati, chi più o chi meno, c'è stato qualche problema oggettivamente, perché se poi le province sono arrivate al punto in cui sono arrivati e questi cittadini sono cittadini abbandonati a se stessi, è chiaro che la gente chiede le cose normali, le strade, il diritto alla sanità, il diritto ad avere infrastrutture normali. Ecco, questo la gente chiede al governo Schifani. Noi faremo il possibile perché questo possa essere tra i primi punti dell'agenda di questo governo, e anche l'impossibile. Io, per dire, ho iniziato immediatamente, da quando ho saputo della mia elezione, tornando nei territori, perché volevo ringraziare quei territori dove mi hanno appunto eletto. Oggi infatti, per dire, sarò in diversi comuni, sono già stato in altri comuni. La gente vuole comunque che una volta, anche in questa fase di transizione, molti si sono presi il mese sabbatico, dico vabbè, tanto non siamo ancora insediati, non abbiamo un ruolo tecnico, quindi è inutile andare a fare cose. Invece no, io credo che il Parlamento comunque, anche se ormai è delineato, al di là della proclamazione o meno, che sono dei tecnicismi, iniziamo
riusciamo a essere, andare nei quei territori dove ci hanno intanto votato. Questo è un primo segnale di vicinanza. La gente dice: ma questi che stanno facendo? Non lo sa, le persone comuni non lo sanno, l'attesa che bisogna. Intanto vogliono vedere che una fa cose, perché se una ha votato, il senso del cittadino è: mi aspetto che l'indomani questi facciano qualche cosa. Questo immobilismo non fa bene a nessuno. È vero, è vero. Senti, ma che ricordo c'è del tuo vecchio direttore che ti ha anche in qualche modo formato giornalisticamente? Vi sentite più? Sì, Pino, diciamo, io l'ho sentito, lo vedo, l'ho visto anche. Ma ti ha fatto anche le congratulazioni? Sì, sì, no, devo dire che, come dire, ovviamente, diciamo, è stato felice di questo risultato. Parlavamo di Pino Maniaci, lo di Pino Maniaci, assolutamente, che è comunque continua nella sua, con la sua teleiato a fare, con tutte le difficoltà con che tutto tu conosci, quello che c'è, certo, delle televisioni private, che ovviamente sono in una condizione, anzi, come dire, mi auguro che il governo nazionale possa veramente prendere importanti decisioni a tutela dell'informazione, della pluralità dell'informazione, perché ricordiamo che le televisioni private comunque fanno un lavoro straordinario anche nel diffondere comunicazione e informazione in modo omogeneo, rispondendo ai territori, questo, certo, che non accade nelle grandi redazioni, perché poi è chiaro che se io sono nel TG1 non posso parlare del problema della strada provinciale, e è questi, chiaro, sono abbandonati ulteriormente. Tant'è magari che non ci scappano 20 morti e cose, purtroppo, e diventa purtroppo una notizia di carattere. O voi o Tele One o tutte le altre emittenti fanno un lavoro sui territori, raccontano i territori, quindi è importante non abbandonarli a se stessi. Mi ricordo pure, non so se ti ricorderai, Ismaele, quando una volta ti sei presentato anche qui in redazione da noi, volevi insomma iniziare con quella collaborazione con noi, che è diciamo di primo pelo giornalistico. Sì, 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 10 anni fa più o meno. Sì, devo dire. Anche qualcosa in più, forse. Qualcosa in più, qualcosa in più, è vero. Ho avuto sempre, diciamo, la voglia di lavorare, e purtroppo sai bene che chi fa questo mestiere dalle nostre parti non ha grandi opportunità. Purtroppo sì. Non ha grandi opportunità, quindi diciamo ho dovuto in qualche maniera, ho continuato a osare, a cercare, non mi sono mai, ecco l'inconsciente, mi sento di dare i miei giovani. Sei un determinato, dai. Non fermatevi alla prima apparenza, perché nessuno vi darà il lavoro, perché anche chi lo ha difficoltà in questo momento a darlo, date le situazioni, addirittura voi avete dovuto anche tutti quanti licenziare del personale, perché non c'è la possibilità, no, di avere, quindi non ce la puoi fare. Mi metto nei panni di quel giovane universitario, magari oggi esce, vuole fare il giornalista, non sa che, da dove iniziare, e ha grandi difficoltà. Ecco, questo è, non fermatevi mai. A me mi hanno tante volte sbattute le porte in faccia, io anche ci ho più no ti formano. Ma anche più no ti formano, più no ti formano. Poi ho iniziato con Canale 8, mi ricordo, sì, Tele Ficarazzi. E poi ho fatto un po' di giri nelle divisioni e devo dirvi che mi sono serviti tantissimo. Ecco, imparare anche a fare le cose andando proprio a sporcarsi le mani e i piedi sui territori fa bene per crescere. E oggi devo dire che ho avuto e ho la grande fortuna, non essendo anche anziano, diciamo, di età, 29 anziano, anni, 29 anni. A 29 anni sei un ragazzotto ancora. Esatto, di poter rappresentare i siciliani al Parlamento più antico del mondo. Questa è una grande responsabilità, la sento tutta addosso. E soprattutto la sento doppiamente, perché sai, io ho fatto nella vita colui il quale ha giudicato gli altri quando non funzionavano le cose che facevano, e quindi sento la doppia responsabilità di chi comunque ha fatto un lavoro di giudizio. Devo fare due volte di più di quelli, esatto, che hanno fatto. Ma invece, Ismaele, ti sei un po' pentito di quella operazione che hai fatto di tipo documentaristica quando ti sei candidato a sindaco di Palermo? Insomma, sono nate polemiche a tempesta, perché non dovevi fare quella registrazione, hai fatto il doppio. Qualcuno diceva Ismaele ha fatto il doppio gioco. Io la rivendico quell'operazione, la rivendico perché... Come una cosa positiva, no? Assolutamente sì, perché io sono ciò che ho raccontato. Io, come dire, nel momento, diciamo... No, sai perché? Scusa, ti interrompo, Ismaele. Perché molti dicevano Ismaele ha perso e si è vendicato con quell'operazione. Aveva fatto delle registrazioni che aveva tenuto in serbo in archivio. Al momento in cui ha fallito il suo progetto politico, si è vendicato facendo questo documentario e tradendo un po' anche... Due ordini di cose. La prima... Questa io vorrei che tu la chiarissi, no? Scusa, ti faccio questa domanda, però mi pare anche giusto. Assolutamente, diciamo che per ricordare più, io nel 2017 sono stato candidato sindaco di Palermo, alla fine di questa competizione elettorale ho raccontato che nell'ultima fase della mia campagna elettorale ho iniziato a raccontare gli incontri, anche con telecamera nascosta, di quelle cose che ovviamente ho raccontato e ho documentato. Prima cosa, io sono stato candidato sindaco e lo sono stato in fondo, cioè non è che mi sono candidato a sindaco per fare il documentario, lo dice anche una sentenza del tribunale che dice in modo chiaro che la mia candidatura a sindaco era assolutamente veritiera, l'ho dimostrato anche con spese affrontate, anche con prove documentali, quindi intanto questo punto di vista la mia candidatura non è stata fake o farlocca come qualcuno l'ha definita.
o ero candidato sindaco e compatibilmente alle mie attività da candidato sindaco ho fatto un'attività di racconto per il semplice fatto che avevo toccato con mano, che chiese ne dica, lo dicono i risultati delle cose che ho raccontato, la solita classica politica becera, il solito cuffaro che voleva in qualche modo che io facessi il suo delfino e quindi mi dava in cambio qualche altra cosa, il solito micciché, quello che tutti quanti avete visto, che comunque è stato un servizio pubblico, lo dice anche la sentenza del magistrato, che devo dire inappellabile e non pugnabile. Io ho documentato e ho raccontato non tizio che andava a letto con Caio, affari puramente privati, ho raccontato cose che hanno un interesse pubblico e che hanno permesso a certi cittadini, ricordo per tutti una delle cose più assurde che mi sono capitate, un boss della mafia che mi ha chiesto di comprare dei voti in un quartiere complicato come a volte ancora è la Calza, e quindi questo è stato una prova documentaristica di un percorso del mio racconto, ma non è che significa... Ho raccontato un sistema, appunto. Non è che se mi avessero eletto sindaco ho detto no ragazzi ho scherzato, ciao, non faccio il sindaco, o in qualche mese mi avessero eletto in consiglio comunale, io ho fatto fino in fondo campagna elettorale, mi sono speso fino all'ultimo per fare cercare voti. Ma ti sei beccato anche qualche querela per questa situazione? Assolutamente sì, che è sfociata appunto in un processo. Chi è che ti ha querelato? La Lega nella persona di Alessandro Pagano, che poi tra l'altro ho risentito, con il quale ho riallacciato assolutamente i rapporti, perché anche lui insomma come dire, rispetto a questa sentenza che come dire parla chiaro, io non avevo voglia di fare semplicemente il film, io ero candidato e opportunamente a quello ho visto, ho toccato con mano cose che ho ritenuto opportuno di voler raccontare al di fuori, perché a volte la politica non immagina che sia così, una cosa è sentirlo dire, una cosa è vederlo. Ora non vuol dire che, ecco perché poi sono tornato anche in politica, non volevo però lasciare che il racconto della mia vita fosse quello, la politica è tutto schifo, è tutto merda e quindi è va bene così, ciao. Sono ritornato dopo 5 anni per dire ok, non è soltanto tutto quello, perché devo dire onestamente che la maggior parte sono persone per bene, è una piccola parte che ancora ciulla nel manico, e quindi ho voluto rimetterci la faccia per dire io veramente avevo intenzioni politiche di cambiare il mio territorio, mi sono ricandidato, ho ripreso i voti di preferenza e non paracadutati da Roma, perché io non ero candidato in posti dove ero eletto, certamente dovevo prendere voti di preferenza uno per uno, e questo è quello che ho fatto. Oggi mi giudicherete voi tra qualche anno e riterrete opportuno se chiamarmi onorevole. Io non voglio essere chiamato onorevole, sai perché? Perché io ritengo che l'onorevole lo si dimostra il tuo percorso. Se il tuo percorso è stato onorevole, negli anni successivi ti avrai il titolo di essere onorevole. Bravo, questo mi piace molto. Allora, dobbiamo chiudere, siamo arrivati alla nostra 30 minuti, come vedi il nostro orologio ci segnala 30-41 secondi, chiudiamo questa puntata e ti preghiamo di una cosa, visto che la politica al momento in cui vince e va a governare spesso dimentica che siamo schiavi di una certa burocrazia. Io spero che quella burocrazia, così un po' come l'ha contrastata Catano De Luca nel suo piccolo territorio, nel suo comune, si possa attuare un processo di valorizzazione di chi lavora bene in burocrazia, ma di un massacro senza pietà verso quei burocrati che bloccano investimenti, bloccano pagamenti, addirittura utilizzando il meccanismo della minaccia se non dell'estorsione, come molti fatti di cronaca ci raccontano. Lì vi chiediamo noi, un po' noi non in quanto redazione, anche in quanto redazione, ma in quanto cittadini e imprenditori di questa Sicilia, di avere un'attenzione forte e particolare, perché spesso la politica è schiava della burocrazia o addirittura fa finta di non vederla e gira la faccia dall'altro lato, perché una volta che si governa è tutto a posto. Grazie, è un impegno che prenderemo, perché quello è stata la nostra battaglia per questa campagna elettorale. Non abbiamo fatto altro che dire questo, perché sappiamo spesso e volentieri, anche solo per avere un'autorizzazione, una sola autorizzazione, di fare il giro delle 7 chiese e forse avere la raccomandazione, ma anche solo per avere, ragazzi, una TAC in un ospedale pubblico, se non conosci l'amico dell'amico, non conosci quello che ti in qualche maniera olea il sistema, non hai quello che è un diritto, e questo non ce lo possiamo permettere. Non siamo nel 1999, siamo nel 2022, abbiamo grazie a Dio il progresso, siamo una regione importante, abbiamo bisogno di caratterizzare la nostra importanza su livelli di servizi offerti. L'Emilia Romagna, un esempio per tutti, è una regione virtuosa, ma sapete perché? Perché in termini di sanità dà un risultato straordinario. Perché dobbiamo essere sempre la coda dell'Italia e fare parlare male di noi? Dobbiamo iniziare a lavorare perché i servizi normali siano dati a tutti in modo normale, senza preferenze o scorciatoie varie. Bene, allora mandiamo la sigla, grazie a Ismaele per essere stato stamattina con noi in questa nuova puntata della Tana del Lupo. Sai che dal 2009 ad oggi abbiamo fatto tantissime trasmissioni, abbiamo superato le 500 puntate.
puntate, ma te ne riserveremo qualcun'altra fra qualche mese o fra qualche tempo. Anche per bacchettarvi. Anche per bacchettarvi. Quando qualcosa non la farò bene. No, anche per raccontarci e farci una sorta di rendicontazione sul lavoro che svolge questo governo ombra, di cui noi siamo anche curiosi di capire come potrà agire e soprattutto quali contributi potrà dare, perché non è vero che il progetto politico e amministrativo di una regione sta soltanto da chi, diciamo, nelle more di chi governa, ma sta anche nelle posizioni, le opposizioni che, facendo un buon lavoro, quello non solo di istruzione ma anche di costruzione, quindi colpire quando c'è da colpire e costruire quando c'è da costruire. Con questo è tutto, mandiamo la sigla da Mario, dalla regia, chiediamo appunto di chiudere questa puntata, diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra intervista importante, con un altro deputato collega di cui non faccio il nome in questo momento, però noi sentiamo tutte le forze politiche che è da lì che vogliamo costruire un progetto di rivendicazione di una Sicilia che ha bisogno di esplodere nella sua bellezza e di poter manifestare quello che può produrre anche dal punto di vista economico, imprenditoriale e sociale. Vai con la sigla.